ogni giorno vi sono tanti santi e beati. Ma io vorrei farvi conoscere una Clarissa dei primi tempi, Benedetta di Assisi, è nata nella Clarissa a San Damiano nel 1214. Si ritiene che sia stata badessa a Siena e poi a Valle Gloria presso Spello. A Spello ancora ci sono Clarisse chiamate Urbaniane. Fece in tempo, prima di morire, ad assistere alla costruzione della Basilica in onore di Santa Chiara e al trasferimento da erogare della chiesa di San Giorgio, in modo tale che oltre a Santa Chiara, Benedetta di Assisi riposa nella basilica dedicata a Santa Chiara. Il Vangelo di oggi continua ancora con l'azione di Gesù, azione miracolosa. E capitolo 5, versetti 1-16. In quel tempo vi fu poi una festa per i giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Vi è a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, una piscina chiamata in ebraico Bettazzata, o Bettazzata, con cinque portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Un angelo, infatti, in certi momenti discendeva nella piscina e agitava l'acqua. Il primo ad entrarvi, dopo l'agitazione dell'acqua, guariva da qualsiasi malattia fosse affetto. Si trovava là un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo disteso e saputo che da molto tempo stava così, gli disse: "Vuoi guarire?" Gli rispose il marito: "Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti io sto per andarvi, qualcun altro scende prima di me." Gesù gli disse: "Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina." E sull'istante quell'uomo guarì e, preso il suo lettuccio, cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo guarito: "È sabato, non ti è lecito prendere su di te il lettuccio." Meglio, rispose loro. "Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina." Gli chiesero allora: "Chi è stato a dirti: prendi il tuo lettuccio e cammina?" Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato. Essendoci molta folla in quel luogo, poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: "Ecco che sei guarito, non peccare più, perché non ti abbia mai ad accadere qualche cosa di peggio." Quell'uomo
se ne andò e disse ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei cominciarono a perseguitare Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Parola del Signore. Lode. Un altro segno, perché San Giovanni li chiama segni, perché ogni miracolo, ricordato da Giovanni, ha un significato. Si tratta di una cosa straordinaria che succedeva a Gerusalemme, alla piscina di Siloe. C'era un momento in cui un angelo scendeva in quell'acqua, l'agitava, e il primo che si tuffava in quella piscina veniva guarito da qualsiasi male. Gesù vide un paralitico e osservava che da parecchio tempo stava lì, addirittura da 38 anni stava lì paralitico. Gesù dice: vuoi guarire? Dice: come guarisco? Prima che io possa immergermi nell'acqua agitata, sono prima di me altri e io, cioè, essendo paralitico, era difficile che potesse tuffarsi nell'acqua. Gesù disse: prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. Quello subito si alzò, prese il lettuccio e andò a casa sua. Al solito i giudei, i farisei, lo criticarono perché di sabato portava questo lettuccio, perché era una trasgressione. Quello si difese: quello che mi ha guarito mi ha detto prendi il tuo lettuccio e cammina. Dice: ma chi è? Dice: non lo so. Non sapeva. Però quando si reca nel Tempio, perché Gesù era andato nel Tempio per uscire fuori da molta folla, e lo vide e gli disse: sono io che ti ho detto così. Gli altri osservarono, cioè allora è Gesù. E perché ha fatto di sabato questa cosa? Di sabato! E cominciando da quella volta lo presero in odio per poterlo eliminare. Allora c'è qualche cosa da sottolineare a nostra edificazione. La prima cosa è che noi evidentemente siamo incapaci di guarire da noi stessi. Aspettiamo la medicina adatta oppure un miracolo per poter guarire. Ora, questa incapacità dinanzi al Signore suscita la sua compassione. E qualunque sia la malattia, o anche il tempo lunghissimo della malattia, Gesù interviene. Da 38 anni dalla prima osservazione è quella che noi siamo incapaci, ma Gesù domanda a tutti noi: vuoi guarire?
voglio guarire, ma Gesù senza se, senza ma, guarisce. Specialmente quando domanda, vuoi guarire? Cioè, se noi vogliamo guarire, chiedendolo a Gesù, e vogliamo veramente guarire, il Signore guarisce. La seconda osservazione è quella che purtroppo i giudei, avendolo in odio, prendono tutte le scuse per poterlo eliminare. Perché quando Gesù fa dei miracoli, li sorprende e loro stentano a credere che un operaio che è diventato rabbì possa fare questi miracoli, perché è venuto un uomo qualunque. Ora, quello che ci impedisce il rapporto con Gesù è quello di considerarlo un grande profeta, un grande uomo, ma che non si interessa di noi e che non ci voglia guarire. Il Signore ci vuole guarire. Non dice una parola. Quante volte ho chiesto, ma tante volte, lo dico sinceramente, piace alla maggior parte di noi di giacere nella propria malattia per essere più accudito, più considerato. Ed è difficile accettare la guarigione da parte di Dio. Si rifiuta, ma questo incoscientemente. Perché coscientemente tutti diciamo di voler essere guariti, ma poi nel subconsciente non vogliamo essere guariti. In questo cammino quaresimale abbiamo dei vizi e noi vogliamo essere guariti, vogliamo che si tolgano almeno questi vizi, non solo le malattie, ma anche i vizi. Non vengono tolti perché, ecco, incoscientemente o coscientemente non vogliamo lasciare questi vizi. Quando Gesù ci domanda, vuoi che ti tolga questa abitudine cattiva? Diciamo di no. Noi dobbiamo dire di sì al Signore, perché viene a toglierci i vizi e anche le malattie. Pace e bene. È un problema drammatico, se non tragico. Siamo ammalati, che per un verso che per un altro. Un mio medico amico diceva, siamo tutti ammalati di mente. Che più di meno, tutti ammalati. Gesù vuole guarire, purificare la nostra mente. Specialmente, ecco, dai vizi, ma anche da malattie fisiche e psichiche. Il Signore vuole guarirci, si interessa di noi. Purtroppo, perché il problema è questo. Se io vi dico questo, è chiaro che non che non mi capite, ma non succede. Sono persone che chiedono, e noi chiediamo, supplichiamo, preghiamo, e la malattia non se ne va. O meglio, il vizio non se ne va. Ecco,
Perché? Già l'ho detto prima, lo ripeto, da parte nostra ci vuole una disponibilità cosciente di voler guarire sia dalle malattie sia dai vizi. Che il Signore ci dia questo lume in questo cammino quaresimale. Il Signore sia con voi. Signore, che questo disco vi protegga. Signore, faccia risplendere su di voi il suo volto, vi dia la sua misericordia. Signore, rivolga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace, la sua potenza e la benedizione di ogni potente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi. Con voi rimanga sempre, specialmente, ecco, sui sofferenti e gli ammalati, su quelli che sono tormentati dai vizi o dai complessi, su quelli che l'assistono, su quelli che vengono abbandonati, cacciati, disoccupati, persone anziane, bambini e così via di seguito. Perché per l'intercessione della Vergine Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, questa beata benedetta di Assisi, Santa Chiara di Assisi, tutti i santi, gli angeli, con a capo San Michele Arcangelo, che tutti noi possiamo avere la consapevolezza che Dio ci vuole un grande bene, che ci vuole in buona salute, ma che è disposto a darcela.